Ah, buongiorno, finalmente, da quanto? Dove sono stato per tutto questo tempo? A casa con la bronchite. Lo so, è una malattia che non va più di moda ormai. Zelda mi ha attaccato alla bronchite, lei se l'è cavata in 3-4 giorni, io sono andato 2 settimane. Oggi è il penultimo giorno di antibiotici, e però non ce la facevo più a stare a casa, e sono uscito, anche perché... Udite, come da titolo, ovviamente, tramite gentile intercessione di Martina Valmassoi con le aziende, sono riuscito ad avere il mitico setup gara. Guarda qua che robetta. Ah? Allora, apparentemente questo sport, che si chiama sci alpinismo, si pratica con una sorta di pedula molto leggera che ha una modalità di bloccaggio per la discesa, degli attrezzi di lunghezza simbolicamente sopra il 1,60 m, cioè 1,61 m, larghi ben 65 mm sotto il piede, attacchino super minimal e dei bacchetti, ragazzi, che se formalmente penso siano di una lunghezza corretta, ovvero 130 centimetri, ideologicamente mi vedono estremamente contrariato, nel senso che mi sento un fondista. Oggi proprio è la prima presa di contatto, poi magari con calma vi farò una sorta di recensione. Ieri sono stato un paio d'ore in casa con gli scarponi per termoformarli e sono fin quasi comodi. E boh, allora, finché si tratta di salire, manco a dirlo, è una roba eccezionale, sembra di non aver niente ai piedi. Oh my god, un lupo. E prima discesa dicevo che mi lascia un po' basito. Ale, ho fatto circa 500 metri di dislivello e poco di più, in 40 minuti tra l'altro, senza quasi sudare. Sicuramente molto agevolato dalla leggerezza dell'attrezzatura. E che dire, in salita è un sogno, le inversioni sì, cioè boh, quasi non le sento, cioè tu fai così, a parte le pelli che sono molto strette, cioè il piede dietro è come non aver niente quasi. E continuo a figurarmi possibili scenari per la discesa, nel senso che veramente non so che cosa aspettarmi, e fondamentalmente che cacchio di senso c'ha un setup da gara. Allora, intanto, avessi dovuto fare l'investimento, sicuramente non me lo sarei potuto permettere quest'anno. È roba che costa veramente tanto, soprattutto gli scarponi sono, cioè, gioielleria. Questi, pensa agli Alien 3.0, quelli full carbon, che costano tipo 1700 euro, solo lo scarpone. Pazzesco. Comunque non vi nascondo che le gare super classiche, tipo mezza lama eccetera, mi hanno sempre ispirato un casino, per cui in ottica semplicemente di arrivare alla fine col sorriso, un giorno mi piacerebbe farle. Poi fondamentalmente le notturne, quando riaprirà tutto e torneremo alla normalità, per andare a bersi una birra in rifugio, un set così leggero è l'ideale. E inoltre, adesso prendete con le pinze quello che dico, perché ho visto anche sotto il video della Tofana che ci sono sempre criticoni che dicono le cose lasciatele fare a chi le sa fare, bla bla bla. Con blandissima ispirazione, tipo Kilian e quella gente là, mi piace molto l'idea di avere un qualche cosa di leggerissimo con cui poter trotterellare sulle montagne. Poi so bene che quando la situazione è quella, sento pesante come un gatto di piombo e non trotterai l'affatto. Però idealmente, se questo setup, appunto, oltre che salire bene, fosse in grado di sciare, cosa che vedrò tra poco, sarebbe veramente figo. Perché questo setup in un altro più pesante? Perché ha il cronometro qua e là? No, perché sono pigro e mi piace l'idea di avere la roba leggera. Tutto qui. E comunque in ogni caso con la roba così leggera si fa tutto un altro tipo di lavoro, cioè si va proprio in aerobico, è diverso insomma.
almost on the top, ragazzuoi. Vengo mai qua con le pelli, così per cambiare. Panorami badiotti. Scietti depositati. Ah, facciamoci the summit. La cosa pazzesca di questi scarponi è come camminano. Veramente di essere con le scarpe. Poi comunque hanno un po' di ghettina, per cui si può anche fare a meno, diciamo, del pantalone, quello da ballerino con l'elastichino che va per sotto. E cioè, nei pezzi camminati sembra di essere con le scarpe, veramente incredibile. Hop, 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 hop. È la mobilità di caviglia. È incredibile, incredibile. Questa roba, la passerella. Ah, come mi erano mancate le montagne. Un pavettina. Sta anche venendo nuvolo. Vediamo se riesco a scendere col sole. Comunque, in cima alla salita c'è un bel sorriso, nel senso che è veramente incredibile. La differenza proprio come camminano questi scarponi è un'altra cosa, cioè sono scarponi da gara alla fine. Se anche in fondo alla discesa c'è un sorriso, bingo. Bene ragazzi, the moment of truth. Caspita, sciabili, ma completamente un'altra cosa rispetto a quegli altri scarponi. Mamma mia, roba che è quasi un diverto. Penso che si debba tenere i pesi un po' diversi rispetto a quel che sono abituato. Sì, esatto, bisogna stare con gli sci un po' larghi. Oh, hop. 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 Ah. Più bastarda potenzialmente più difficile, però proviamo a fare qualche curvetta condotta. Ragazzi, sono esaltato. Ah, ebbene, piccolo flash forward, perché ho dovuto un attimo mettere in ordine i pensieri. Allora, premettendo che
Devo ancora un attimo sturarmi bene i bronchi e i polmoni, quindi era un po' così oggi, insomma, sicuramente ho sentito che sono una roba pazzesca in salita, però ecco, non è che potessi spingere granché perché... Detto questo, sono esaltato, nel senso che io prima di questa roba qua ho avuto modo di provare ben due set di sci alpinismo gara. Slalom minim con, non mi ricordo che attacco, però penso sia la parte più marginale, e i vecchi Alien 1, quelli lì con lo scafo giallo e il gambetto di carbonio. Poi il mio vecchio setup da gara, come avevo detto, con i Backland Ultimate e questi di 3 o 4 stagioni fa, e devo dire la verità, in ambidue i casi veramente mi ero trovato a perdere quota, diciamo. Nonostante questo, avevo appunto venduto il mio setup da gara, l'altro che ho provato non era mio, però cioè, diciamo che comunque vedendo sciare, chiaro, io cito sempre gli esempi sommi, massimi, però tipo Robert Antonioli, eccetera, come vanno e si divertono con un'attrezzatura da gara, non riuscivo a capacitarmi del fatto che veramente sciasse così male con quell'attrezzatura. E infatti oggi mi sono divertito. Fantastico, non so se sia merito dello sci, che comunque è quello che danno agli atleti, magari è diverso, non lo so. Dello scarpone, boh, non so, comunque fatto sta una figata pazzesca. Lo scarpone è molto comodo una volta che è stato fatto il boot fitting. Devo dire però che io in genere tutti i miei scarponi li inclino avanti al massimo, il gambetto. In questo nello specifico si fa cambiando il punto di infulcraggio di questa leva qui, quindi ci si trova ad avere, invece che così, un po' più avanzato, insomma, tipo così. E oggi ce li avevo appunto inclinati al massimo, li ho rimessi un po' più verticali perché è la prima volta che mi capita, ripeto, mi sentivo troppo avanti e con molta pressione sullo spoiler dietro, che come si vedrà lo scarpone è fatto così, cioè la scarpetta presenta il linguettone ma è una semi bikini, quindi dietro non c'è nulla e l'imbottitura è tutta qui. Io già ci ho messo uno strato di schiuma aggiuntivo che viene dato nella confezione, però insomma, diciamo, ecco, che un piccolo cliff con atterraggio arretrato non so bene quanto bene posso fare al polpaccio, però alla fine tutto sommato è molto comodo, incredibilmente, nonostante io abbia un problema in questa zona qui. Fatalità, il rivetto non va a contattare la mia ossatura e dunque molto bene. La camminata, cioè, guarda, è una roba incredibile. Forse ho anche avuto il sospetto di averli chiusi un po' troppo. Comunque, magari è per il fatto che hanno il gambetto più basso rispetto... Guarda, così volevo anche fare il paragone. Il gambetto è visibilmente più basso, ma non mi sembra sia tanto più dritto dell'F1 LT alla fine dei conti, eh? Quindi, boh. Dulcis in fundo, oggi non ho parlato di pesi perché, boh, quando in realtà questo è proprio il settore dove i pesi si guardano di più. Pesato, questo scarpone pesa 760 grammi, 762 uno e 760 l'altro in realtà, e lo sci, che vi farei notare, adesso non so se si vede dal video, ma esce anche con l'impronta, lo sci, dicevo, con attacco pesa 800 grammi tondi, tutti e due pesano 800 grammi spaccati, quindi pazzesco. Chiaro che dovrò prenderci un po' più la mano, anzi piede, però che bello, cioè si può sciare, incredibile, si può sciare con questa roba qua. Per assurdo, l'unico attrezzo di oggi con cui ho avuto un rapporto relativamente idiosincratico sono stati i bacchetti, perché il bastone da 130 forse un po' troppo. Non so se devo abituarmi o forse ai tempi li presi veramente in ottica da fondista. Comunque tanta roba. Ovviamente
Ovviamente lungi da me fare una recensione di questa roba qua, perché l'ho usata solo oggi, però come primo utilizzo sono super esaltato, figo, sono proprio contento. Sperando che la bronchite lasci i miei bronchi per l'appunto e questi ultimi due giorni di Augmentin vadano via in fretta. A presto ragazzi. Ciao, bye bye.